Salve a tutti e ben ritrovati dal vostro Joe. Ci ritroviamo su Final Fantasy Type Zero perché guardate dove siamo. Vi ricordate dove noi abbiamo scelto di rimanere noi stessi e quindi non diventare Elsie? Ecco, da quello che ho potuto vedere un pochino su internet, la scelta di rimanere noi stessi ha praticamente sbloccato il finale buono. Mentre invece adesso io sono curioso di rigiocare la parte che ovviamente mi interessava, ovvero diventare Elsie e quindi sbloccare il finale cattivo. Quindi diventiamo Elsie e vediamo come cambia il gioco da questo momento in avanti. それは審判の地で終わる。Capitolo Ombra. ルシカ。やるぞ。Oh, quindi adesso siamo なるべく in 頑張る。modalità Elsie. クラスゼロなのか。あ、だね。お前たち、いつの間に。ここを守れ。頼んだぞ。ここを守るの。え、でも、1999あ、tutti。もうダメ。数で押すつもりか。Ah, li devo affrontare così? Wow, è diventato totalmente un'altra cosa adesso. Cioè, guarda quanti sono. E poi scusa perché non sto usando Ace, porca miseria. Wow. Cioè, wow, sono proprio infiniti. Wow, però che figata che sono diventati tutti Elsie. Cioè, ma devo affrontarne ancora? Però mi dice di andare qua adesso. Infatti. Nanda koizura. Ecco, devo entrare ancora. ここで蹴りをつけろ。Ma poi, scusa, è da solo Ace? Come mai sono da solo? ここで蹴りをつける。Ce ne sono ancora? Sì. Ecco, da chi ho chiesto. Ecco,
però qua non ho obiettivi. E non mi dici di stare qua, quindi vuol dire che forse devo combattere fino a quando non finiranno. Ma qua non finiscono più. Però stanno aumentando di livello. Vedi, livello 57. Livello 62. Stanno aumentando di livello. Oddio. Livello 72. Adesso stanno aumentando. Oddio. Ma non vorrei che forse devo farmi sconfiggere, perché cioè la vedo troppo strana questa cosa. Che mi sta facendo combattere così ad oltranza. Cioè secondo me devo essere sconfitto. Anche perché qua stanno continuando a salire di livello in maniera assurda. Vabbè dai, proviamo a morirci, dai. Vediamo che succede. No, eppure non è cambiato niente. Il problema è che non ho più Ace, porca miseria. Io Ace sinceramente lo volevo.
ここで終わらせる。終わりだ。Oddio! Ma in che cosa si è trasformato? Sì, ma qua mi sciottano. Aia. Dame da. Vuol dire che questo è il vero guerriero che dovevamo affrontare. Ancora. Tra l'altro non leva niente. Non leva niente, Kata. Poverino. Oddio. No. Ah, ecco, dovevamo morire tutti. Porca miseria. Konkai mo itaranakatta ne. Ah no, invece mi sa che non dovevamo morirci. Torna alla schermata del titolo o carica. No, quindi vuol dire che dobbiamo andare avanti, proprio una sorta di straightforward. Niente, allora faccio un taglio e vediamo un po' di capirci questa situazione. Ragazzi, è successa una cosa assurda, perché mi sono ritrovato qua a guardare questo cadavere e guardate che cosa succede. Ah no.
Cioè, ho ottenuto non so quanti punti esperienza e sono arrivato direttamente al livello 97. Cioè, così dal nulla. Una cosa paurosa. Cioè, mi ha dato non so quante esperienze. Ora mi ha dato addirittura altri 80.000 gail. Così, senza nessun motivo apparente. Quindi, boh, pazzesco. Pazzesco, assurdo. Comunque, probabilmente era per questo che effettivamente vedete adesso diciamo posso affrontare già i guerrieri a un livello più alto e quindi mi sa che era questa la chiave anche per perdere meno tempo credo. Cioè avere tutti i personaggi a livello alto in modo tale da anche per fare più danno perché Madonna. Non è ancora finita, livello 102, eh? What? Si va oltre il 100? Non so se effettivamente. Cioè, mi sto veramente confondendo. Non so più che pesci prendere perché. Perché con esse non mi viene difficile eliminarli tutti. Però mi sembra la stessa cosa di prima, cioè non. Anche perché non mi fa andare da nessuna parte, non posso andare da nessuna parte. Posso solo combattere. Madonna, non ci ho visto più niente. Va bene, faccio un taglio e ci vediamo dopo. Allora, ragazzi, mi sono andato a documentare un pochino su internet ed ho scoperto che praticamente il finale cattivo è quello che abbiamo già visto. Cioè, io avevo voglia ancora qua di combattere. Praticamente il finale cattivo è quello dove muoiono tutti e la dottoressa Recia gli augura di dormire bene. Per cui veramente la testa mi è esplosa in una maniera incredibile. Per cui che cosa facciamo? È inutile stare qui ancora a combattere. Voglio caricare, fare il tutorial, tra virgolette, per ritornare a giocare nella storia normale. Ovvero ricaricare la partita che avevamo completato perché devo farvi vedere poi un'altra cosa. Anzi, non so se effettivamente posso farvela vedere da qua. Eccolo. Possiamo vedere praticamente qua Type Next, che è un finale, un altro finale.
我ら来たれよ。Come potete vedere, questo è un altro finale che si sblocca dopo aver completato il gioco la prima volta. E praticamente molti su internet dove dicevano che era una sorta di trailer sul quello che sarebbe successo dopo il Type Zero, ovvero il Type Next, quindi quello che sarebbe successo dopo. Ovviamente queste voci sono state subito smentite, tant'è che appunto non c'è niente di ufficiale per quanto riguarda questo tipo di lavoro. Ci sarebbe un altro filmato che si sblocca completando il gioco una seconda volta, che sarebbe appunto il finale What If, quindi cosa sarebbe successo se ovviamente, ed è una storia praticamente alternativa dove si vedono tutti i ragazzi del, diciamo, dell'Accademia, che praticamente studiano le cose normali, è come se diventasse non una scuola per combattere ma una vera e propria università. E quindi diciamo che ci sono quelli che studiano, quelli che fanno le attività, quelli che hanno la band, che suonano, quindi diciamo una vita normale come dei ragazzi normali, senza essere addestrati per combattere. Finale carino che però effettivamente non posso sbloccare al momento perché non ho completato il gioco due volte. Vediamo se riesco a trovarlo, ve lo faccio vedere unito tramite qualcosa che riesco a trovare in giro su internet, in italiano spero, vediamo se riesco a trovarlo, e qualora dovessi riuscire a trovarlo ve lo monto insieme a questo, così da poter avere tutti i finali insieme e poterli vedere appunto tutti quanti insieme. Per cui faccio un piccolo taglio, perché dopo i titoli di coda non c'è nulla, ovviamente. Per cui faccio un piccolo taglietto e ci vediamo dopo, nel momento in cui vi faccio vedere anche l'altro finale. Allora ragazzi, ci sono altri filmati che devo farvi vedere, ovvero questi due. L'invasione dei Rursus, che non l'abbiamo visto, e il capitolo della verità, dove si va a vedere il vero finale, o almeno quello che si pensa essere il vero finale di Type Zero. Per cui, questo ovviamente è il resoconto di quello che è successo, quindi ve lo lascio un attimo per farvelo leggere, e dopodiché guardiamoci il capitolo della verità. 6億 no hate ni miru sekai. これ以上貴様らの好きにはさせん。人は神々の傀儡ではない。彼らが集めた多くの魂、彼らに関わった多くの思い、そしてそれが連なる無限の世界。うん、そうだね、聞こえてるよ、あなたたちの声も。大きな瞳で見続けていた青も、全てを渇望していた黒も、神髄に選ばれた赤も、大いなる慈悲で全てを与えていた白も。届けるよ、だから一つだけ希望を聞いて。マザー、うん、珍しいわね、私の前に立つのはいつ以来かしら。よく覚えてませんが、ここ 3,4 回はお会いしていません。そう、
また世界を螺旋の中に戻すつもりですか。そうね。これで6億10万4972回目。マザー、ジョーカー、あなたはいつもティスと一緒なのね。あれを見てくれ。うん、知ってたかい、彼らは審判者を倒した。そしていった。死の恐怖に直面しながら、彼らだけじゃない、この世界では多くの魂が死を自ら選び生を全うした。クリスタルの思いとともに、そのすべてをお届けします。なんか全然、お前たちの魂には無限の可能性がある。ああ、留守であることで流れの代わりに皆を守ってくれるし、世界で何であるか、主権は一つでも何であるか。スザクには砂漠のことに応じてしまう。その道はいつまでも続けられることです。彼女は僕たちを選んだ。でも正しかったのかは分からなかったな。クラスゼロ、ここにチリケリーってね。綺麗に散れたのならそれでいい。俺たち駆け抜けたよな。意外と全力疾走だった。本当はもうちょっと走れたけどな。強がって最後ヘロヘロだったじゃん。んなことね、超余裕だったって。私たちの先に道はできたのでしょうか。彼らに繋いでもらった道です。私らもちゃんと繋いだと思うよ。そうですね、私たちが繋いだ道です。これからもずっと繋がっていくと思います。マザー、マザー、うん、私らね、俺たち、僕たち、そう、そうだよ、そうなんです、そうだよ。なんで、何が、だが、でも、それで、大好きです、大好きだよ、すげえ好きだ。望むのね。うん、受け取ったわ。ねえ、最後に少し聞かせてくれる？あの子たちが何をしてきたのか、どうやって最後を迎えたのか。それは俺らに聞くよりもな。ええ、私たちの代わりに彼らのそばにいた二人に聞いてください。Che ovviamente sono Rem e Machina. Watashi no koe ga kikoeru wa ne. Oshiete chōdai. Anata tachi no koto. Watashi no kodomo tachi no koto.分かったわ。あなたたちは前に進みなさい。
これからの世界は死を忘れることができない世界になる。だからあなたたちはあの子たちを覚えていてあげて。e poi questo si va a ricollegare al fatto che Machina e Rem arrivano nella classe 0, ovviamente, e vedono tutta l'altra classe 0 che non c'è più, perché sono morti. E quello che si viene a leggere, ovviamente, il dialogo tra i ragazzi della classe 0 e la madre, non è altro che il filmato segreto, perché infatti praticamente loro chiedono alla madre di poter vivere una vita come l'avevano immaginata loro, cioè studiando altre cose oltre alla guerra, studiando proprio altre cose in generale. Ed è per questo appunto che si va a sbloccare quell'altro finale. Ora vado a vedere se lo riesco a trovare, giusto per vedere se c'è in italiano in giro su internet, ma anche su YouTube stesso, e ve lo collego in modo tale da poter fare un video unico e riuscire a chiudere lo speciale comunque di Type Zero con tutti i finali. Eccoci ragazzi, allora ho trovato il filmato che stavo cercando, ovvero What If, quindi SE puntini puntini, che sarebbe praticamente un altro finale segreto che si sblocca completando il gioco per la seconda volta. Ringrazio il sito rinoadiary.it per avermi dato l'opportunità di poter trovare questo video. Purtroppo l'audio in inglese, voi sapete benissimo che io sono un amante degli audio in giapponese, o per meglio dire audio originali, però anche con l'audio in inglese si riesce a capire benissimo lo spirito o comunque ciò che effettivamente il gioco ti vuole far vedere. È un piccolo filmato, come vi ho detto, dove fa vedere cosa sarebbe successo se effettivamente i personaggi di Final Fantasy Type Zero non fossero stati dei combattenti e quindi non avessero studiato come combattere, come uccidere le altre persone, come si sarebbero comportati in un'accademia qualsiasi, una sorta di università, un liceo, chiamatelo un po' come volete, perché comunque sono dei ragazzi che la maggior parte non sono neanche maggiorenni ancora, quindi possiamo parlare benissimo della vita liceale che avrebbero potuto vivere se non fossero stati dei soldati. E infatti What If sta a significare proprio questa possibilità, quindi e se effettivamente eccetera eccetera. Per cui dopo aver fatto questo prologo, ringrazio nuovamente rinoadiary.it, che è un sito spettacolare sul mondo in generale di Final Fantasy, con storie, approfondimenti, trucchi, segreti e tutto ciò che volete su qualsiasi capitolo della saga. Per cui se avete bisogno vi consiglio di farci un salto. E detto questo, godiamoci questo filmato. Trying to do a little reading yourself. It'll help you get into higher education. Not listening. Anyway, you said that you would come with me today. Well, hey, let's go. Hold on. I have to return my book. Don't worry. You can return it later. Hey. Cater and Ader. Wow. I mean, even our names are kind of similar. Yeah, I would think we're more than a perfect match.
She's here. Get away, too. I have the makeup to see her. That's really her. So it's time. Don't worry. I'll catch her. Okay. Please read this. Is this for me? Huh? What? No! It's, What? Whoa. I mean... Okay. Time for rehearsal. We don't have much time left to practice after all. I hate practice. Huh? Practice is a pain. Let's skip it today. Well, that's not a good idea. We really need to practice sometime. It's okay. I always play from my heart, you see. My performance will be perfect. Ah. What? Yeah, like hell it will. Then where are we going? Don't you give in to him. He's right, don't worry. For I also play from my heart. So, hey, wait up. You know that new place, the cafe that just opened? Have you seen the hottie brunette working there? Oh, man. You guys, come back here. I'm serious. So, hey, what do you think about Ace and Mutsuki? Huh? What's that? You know. Their attitude. Something's going on. Really? You think so? The two of them are dating, you know. Huh? Huh? In fact, I saw them walking along couples road. What? Are you serious? Yeah. I saw it with my own eyes, too. No way! Did you get a good look? I yeah. have no idea. And then... Wait a minute. Are you gonna go to the rehearsal? Yeah. Oh, come on, guys. Don't leave me out. Please? To be honest, I never thought about it. I don't know what to say. It wasn't for you! here it comes! Pitch number 11! Bellissimo. Bellissimo. Uno dei finali più belli. Oopsie daisy. E questo era il finale segreto What If, ovvero SE. Quindi, come avete potuto vedere, diciamo, tutti i ragazzi trascorrono una vita quasi normale, no? Quindi, come qualsiasi ragazzo di un liceo, no? Nine, che ad esempio si era presa una cotta per la professoressa e che si sfoga lanciando giavellotti come un forsennato. Ace, che era addirittura un secchione diventato, e Machina invece quello che non lo faceva studiare, che lo disturbava. Le ragazze che diventano pettegole, no? Quindi si mettono a parlare, a sparlare degli altri. I ragazzi che fanno... che suonano in un gruppo, no? E quindi fanno le prove, diciamo tutte le cose che i ragazzi ovviamente fanno, perché è giusto che sia così, no? E quindi ti fanno vedere cosa sarebbe successo se effettivamente non ci fosse stata mai la guerra, non ci fosse stato mai il pericolo di dover lottare, di dover combattere, e quindi il trascorrere un'adolescenza, chiamiamola così, comune a tutti quanti gli altri ragazzi. Questi erano quindi i finali di Final Fantasy Type Zero. Spero che ovviamente il video vi sia piaciuto. Noi ci vedremo ovviamente con la prossima serie, che ancora non ho idea quale possa essere, ci sto riflettendo, però direi che qualche idea ce l'ho. Quindi per il momento è tutto, vi ringrazio per essere stati con me e ci vediamo alla prossima.